Cos'è lo shift, lo spostamento, come si usa, quando bisogna usarlo, quando è proprio necessario usarlo, le differenze tra lo shift e lo zoom. Vediamo insieme questi ed altri dettagli su questo parametro, spesso sottovalutato, invece veramente importantissimo, che si usa soprattutto nel bolentino, nelle pesche un po' più profonde, e che ci dà la possibilità di sfruttare al meglio il nostro ecoscandaglio. Vediamo insieme allora lo shift. Inizierò mostrandovi l'effetto direttamente sullo schermo. Anche se siamo a una profondità abbastanza bassa, siamo a 28-30 metri di profondità, già su questa schermata vedete la differenza di risoluzione tra uno zoom, che è la parte a sinistra, quella che è appena passata, che sta passando e sta scorrendo verso sinistra, e la parte destra, dove invece abbiamo fatto lo shift. Come vedete, i pixel sono molto più definiti a destra, mentre a sinistra abbiamo semplicemente la moltiplicazione dei dati contenuti per ciascun pixel. Adesso ve lo mostrerò, ve lo farò capire meglio in un modo grafico. Comunque il risultato è quello che vedete. Se voi utilizzate lo shift, aumentate la definizione, soprattutto in acque profonde. Se voi invece usate lo zoom, non fate altro che moltiplicare i dati contenuti in ciascuna allocazione di memoria dello strumento e non migliorate la definizione. In pratica lo shift permette di utilizzare tutte le allocazioni di memoria dello strumento, concentrandole nella zona, diciamo, il spessore della colonna d'acqua che noi interessa, fra virgolette, ingrandire. Mentre lo zoom non fa altro che moltiplicare il valore di un certo allocazione di memoria, di un certo pixel, per 2, per 3, per 4. Questo si traduce, a profondità importanti, in una perdita di definizione. Mentre lo shift permette di utilizzare tutta la potenza di memoria e di calcolo concentrandola in una zona più piccola, nella fascia d'acqua che noi vogliamo ingrandire. Adesso mi aiuto con un piccolo grafico, vediamo se ce la faccio. Facciamo così che riuscirete a vedere sicuramente meglio. Anzi, facciamo anche così perché probabilmente non vi interessa tanto vedere la mia faccia. Allora, facciamo l'ipotesi che questo è il nostro schermo dell'ecoscandaglio. Questo ecoscandaglio ha 100 pixel. Questo vale ovviamente per qualsiasi tipo di ecoscandaglio, per qualsiasi numero di pixel. A una certa profondità noi abbiamo il fondo. Se noi abbiamo 100 pixel e la memoria dello strumento è effettivamente di 100 allocazioni di memoria, lo strumento è in grado di memorizzare un punto per ciascun pixel. In questo momento il tempo, cioè la larghezza dello strumento, a noi non ci interessa, perché questa è soltanto la memoria dello strumento, non è qualcosa che va a influenzare la definizione dei nostri target e del nostro fondo. Ritorniamo a noi. Qui abbiamo 100 pixel e ogni pixel corrisponde ad una unità allocazione di memoria. Questo vuol dire che su uno schermo così, senza zoom, io riesco ad avere una definizione massima di un metro per ogni pixel. Uguale un pixel. Perfetto. Se io vado a fare lo zoom, cioè prendo una certa quantità di questa colonna d'acqua, facciamo ipotesi questa, e la vado a ingrandire, lo strumento cosa farà? Semplicemente moltiplicherà per un certo valore i pixel contenuti in questo range. Questo vuol dire che se qui ho un pixel un metro, qui avrò 5 pixel un metro o 3 pixel un metro.
Il problema è che, come potete capire, la definizione rimane sempre di un pixel al metro. Se io li moltiplico, cedo anche 5 pixel al metro, e rimane sempre un metro la definizione del mio strumento. Se io invece vado a fare lo zoom, allora vediamo di cancellare questo. Questa zona qui verrà tutta concentrata sul mio strumento e io avrò 100 unità di allocazione in questi 10 metri. Facciamo ipotesi che questi erano appunto 10 metri. Perfetto. Questo vuol dire che avrò un pixel ogni 10 centimetri. E potete capire che la definizione è assolutamente maggiore. Cioè, ho moltiplicato per 10 la definizione del mio strumento a una certa profondità. Questo ragionamento vale per qualsiasi ecoscandaglio e per qualsiasi risoluzione dello schermo. Usando lo shift io vado ad aumentare fondamentalmente il numero, la precisione, la definizione in una certa banda. Utilizzando lo zoom vado semplicemente a moltiplicare i valori che sono contenuti in ciascuna allocazione di memoria all'interno dello strumento. E questo mi porta a perdere tantissima definizione. È ovvio che se io sto pescando nei primi 20-30 metri d'acqua non mi accorgerò tanto di questo tipo di problema, perché comunque le allocazioni di memoria che vengono usate nei primi 30 metri sono sufficienti per avere una definizione anche di qualche centimetro. Ma se io sto pescando a 400-500 metri, lo strumento non può ricordarsi e mantenere in memoria le memorie per ogni centimetro per 500 metri. È impossibile. Allora gli si dice allo strumento: registra ed usa tutta la tua memoria solo in una certa fascia d'acqua. Per esempio gli ultimi 2 metri, 10 metri, 20 metri, fino a 20-30 metri non ci sono problemi, tutti gli strumenti raggiungono quelle quantità di memoria. E in quel modo io avrò la massima definizione su quei 30 metri d'acqua. Mentre utilizzando lo zoom io vado semplicemente a fare una moltiplicazione di quei pixel che corrispondono a quella zona, trasformando un pixel in 2 pixel o in 3 pixel o in 10 pixel. Ma ciascun pixel conterrà le informazioni di un certo valore, cioè quindi un metro, due metri, se siamo a profondità importanti. Quindi mi raccomando, se andate a pescare profondo e volete avere un po' di definizione in più sui dettagli, usate sempre lo shift. Cercatelo nel menu della vostra macchina e selezionatelo. Vi chiederà in qualche modo, dipende dagli strumenti, un valore iniziale e un valore finale, cioè dove deve andare a concentrare la sua memoria. Ovviamente quando utilizzerete lo shift non potrete vedere la prima parte della colonna d'acqua, perché questa non sarà più disponibile sullo strumento, però avrete il massimo della definizione sulla zona che avrete selezionato. Io personalmente quando pesco lo uso anche in acqua relativamente bassa, 20-30 metri, potrei utilizzare lo zoom, ma mi trovo benissimo con lo shift, allora lo uso sempre. Questo è il primo di piccoli video che cercherò di fare per ciascuna funzione dell'ecoscandaglio. Ci sarà di nuovo il clutter, il gain, lo zoom, il bottom, cioè ci saranno tante funzioni prese una a una e cercherò di spiegarle nel miglior dei modi. Se vi piace l'argomento, se vi interessa rimanere aggiornati, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate anche un commento e sarò ben felice di rispondervi. E prossimamente vedrete altri video fatti come questo. Grazie ancora e buon divertimento con i vostri strumenti da Davide. Ciao!